Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo tornati su Dead Cells e da oggi, insomma, tutti i video che caricherò di Dead Cells fino a quando non ve lo ridirò, sono delle vere e proprie guide. In che senso delle guide? Nel senso che io vi andrò a descrivere e spiegare nel dettaglio le varie cose che ci sono all'interno del gioco suddivise per categorie. Farò per ogni video una categoria di qualcosa, ora non so in che ordine andrò, e ve la spiegherò nel dettaglio. In questo video parliamo dell'equipaggiamento e quindi direi che possiamo partire con il video. Ragazzi, allora iniziamo partendo dalla definizione di equipaggiamento, che penso che tutti sappiate che cosa vuol dire equipaggiamento. In questo gioco, infatti, c'è l'equipaggiamento che ti può fornire il gioco nelle varie partite e è possibile durante le run, durante le partite, trovare vari tipi di equipaggiamento e ce ne sono tanti, ma tanti, ma tanti, e quindi ve le andrò a spiegare per gradi, partendo dal fatto che ci sono, diciamo che più che altro l'equipaggiamento su questo gioco si divide in tre categorie fondamentali, che sono le armi, la prima, che hanno diversi stili che possono essere ranged, melee, ma questo lo vediamo più avanti. Le skills sono chiamate in questo gioco, ovvero le abilità, i potenziamenti, no, i potenziamenti no, è un'altra cosa, i poteri che causano degli effetti, dipende ovviamente da cosa abbiamo come abilità, come skill, e hanno un cooldown per gli utilizzi. Chiaramente, se io utilizzo una qualche abilità, ha un cooldown in secondi, perché non la posso riutilizzare subito, sarebbe veramente OP, e giustamente, e questo è per bilanciare le skill. E infine la terza e ultima categoria sono gli amuleti. Gli amuleti sono degli oggetti passivi esclusivi di questo gioco che possono garantire dei benefici al giocatore, quindi che fino a che teniamo l'amuleto abbiamo dei vantaggi o degli svantaggi, ma svantaggi di solito non ce ne sono per lo più vantaggi. In offensiva o in difensiva, a seconda chiaramente di quale amuleto andiamo a prendere. E possono anche garantire questi amuleti possono anche garantire i potenziamenti delle statistiche, che però vi spiegherò in un altro video. Chiaramente gli oggetti dell'equipaggiamento non sono non si raccolgono da soli, ma devono essere raccolti con il pulsante del vostro joystick o della vostra tastiera, dipende ovviamente da cosa state utilizzando, che ve lo spiega nel tutorial, ma tecnicamente dovrebbe essere R1 per la PlayStation, RB per l'Xbox, e per la tastiera non ne ho idea, ma comunque ci potete tranquillamente andare a vedere voi. Altra cosa esclusiva per l'equipaggiamento è che se avete sbloccato un buff permanente al gioco intero, che si sblocca tramite il collezionista, ma di questo ne parlerò in un altro video, il potenziamento che si chiama riciclo, è un upgrade, una sorta di upgrade. L'equipaggiamento, qualsiasi tipo di equipaggiamento, può essere convertito in monete d'oro. Questa è una cosa importante perché vi può garantire di non sprecare mai gli oggetti nel caso li cambiate perché ne trovate di più forti. Passiamo adesso al prossimo, tra virgolette, argomento di questo argomento, quindi un subargomento, che si tratta del livello dell'equipaggiamento. Quindi vi andrò a spiegare come funziona il livello dell'equipaggiamento. Che cosa vuol dire il livello dell'equipaggiamento? Semplicemente è quel simbolino in numeri romani che appare accanto al nome di un oggetto quando lo ottenete.
E chiaramente questo va ad aumentare man mano che è più forte l'oggetto. Chiaramente se c'è un numero romano che indica 1, l'oggetto è di livello 1, quindi non è così forte. Mentre può esserci una V, quindi di livello 5, e quindi è molto molto più forte. Chiaramente il livello dell'equipaggiamento, quindi degli oggetti, si potrà diciamo essere anche aumentato se voi avete delle boss stem cells attive, ma di questo ve ne parlerò meglio quando spiegherò le boss stem cells. Un'altra cosa importante ragazzi, a seconda del bioma in cui trovate un oggetto, questo è un fattore che va ad aumentare possibilmente o diminuire, dipende da dove lo trovate. Chiaramente se lo trovate nel bioma di livello 1 li trovate più scarsi gli oggetti, mentre se li trovate nel bioma di livello 5 li trovate molto più forti, ed è questa una cosa anche importante. Per il resto sappiate che comunque il livello dell'equipaggiamento è definito da appunto questa caratteristica, ovvero che più andate avanti nel gioco, più la vostra run è lunga, quindi più siete nel late game e più gli oggetti che vi vengono dati ovviamente sono forti. Se siete all'inizio non vi possono venire dati oggetti di livello 85 per esempio, perché siete all'inizio giustamente, a meno che non avete preso degli upgrade giganti, allora le cose cambiano. Ma in sintesi il livello dell'equipaggiamento è questo qua. Parlando del livello dell'equipaggiamento, ovviamente non possiamo non parlare del livello della qualità dell'equipaggiamento, che è il prossimo argomento che andiamo a trattare. Che cosa si intende per qualità dell'equipaggiamento? Ovviamente sto dicendo che il giocatore, quindi noi, possiamo spendere le cellule che troviamo al blacksmith, quindi alla fucina leggendaria, per upgradare permanentemente tutti gli equipaggiamenti che sono stati sbloccati e che si trovano durante la run. Vi faccio un esempio: se voi avete dato delle cellule per cui avete aumentato la percentuale di trovare oggetti di qualità superiore nella run, ci sta che durante il dungeon o durante qualsiasi tipo di momento del gioco che non sia il menu principale, insomma il punto dove respawniamo e il collector e questa roba qua, ci sta che vi venga dato di livello di qualità superiore. La qualità si divide in quattro tra virgolette categorie. C'è la qualità di livello più, che praticamente aggiunge due livelli alla potenza dell'equipaggiamento. La qualità di livello 2 più 2, insomma più più, che può anche scalarvi di una statistica e scala di 4 ovviamente in livello, in potenza. Poi c'è la qualità S che aggiunge insomma due potenziamenti, quindi due tra brutalità, tattica e survival. Poi, oppure uno a entrambi, e poi inoltre aggiunge 6 alla potenza dell'oggetto. E infine ci sono gli oggetti di qualità L, che significa leggendaria, che chiaramente sono OP e vabbè, li avete già visti nelle mie run di prova, quindi potete andare benissimo a vedere di che cosa sto parlando. E passiamo adesso alla potenza dell'equipaggiamento, che è il prossimo argomento che chiaramente interessa nell'argomento del livello dell'equipaggiamento, ed è la vera e propria definizione di livello dell'equipaggiamento, perché quando parliamo del livello dell'equipaggiamento noi parliamo della qualità che vi ho esplicitato prima e della potenza. La potenza significa semplicemente quanto un oggetto è forte, quanti danni fa, quanto ti para sia uno scudo, quanti tipi di effetti può fare, quanto durano questi effetti e così via. E chiaramente non serve dirvi che più avanti andate e più questa power aumenta.
passiamo adesso ai tipi di equipaggiamento, che è forse la parte più importante di questo video. Sappiate che l'equipaggiamento, come vi ho già detto, si divide in weapons, ovvero armi, che possono essere di vari tipi, che adesso vi vado ad elencare. Possono essere le skills, ovvero le abilità, che vi andrò ad elencare più tardi, e poi possono esserci gli amuleti, che vedremo alla fine del video. Ma partiamo con le weapons. Le armi. Praticamente, ragazzi, il giocatore, ovvero noi, possiamo portare solo due armi alla volta in questo gioco, ed è chiaramente una cosa che dovreste sapere. Se noi abbiamo già due armi e ne prendiamo una terza, nel menu compaiono tutte e tre le armi e viene chiesto al giocatore, insomma, se vogliamo scartare l'oggetto che stiamo per prendere o se vogliamo scartare un'arma che già avevamo equipaggiato per equipaggiare quella che abbiamo preso. Partiamo adesso con il definire le armi. Le armi ci sono di tre tipi principali, che sono le melee weapons, poi ci abbiamo le ranged weapons e infine ci abbiamo gli scudi. Iniziamo dalle melee weapons, ovvero le armi fisiche. Per le armi fisiche vi andrò semplicemente non ad elencarle tutte, perché quello ci sarà un video a parte dove vi elencherò proprio tutte le armi fisiche o tutti gli oggetti del gioco in generale, suddivide anche quelli per categorie, ora vedrò come fare, ma sappiate solo che le armi fisiche semplicemente la loro potenza si incrementa potenziando la statistica della brutalità, ovvero la statistica di colore rosso. Alcune però possono avere il doppio potenziamento. Che cosa vuol dire il doppio potenziamento? Che possono essere potenziate sia potenziando la statistica della brutalità, ovvero la statistica rossa, sia una delle altre due, ovvero tattica e survival. Non esiste, e questo è importante saperlo, non esiste una arma melee che possa essere potenziata da tutte e tre le statistiche, a meno che chiaramente non sia di livello leggendario. E niente, ragazzi, queste erano le armi fisiche. Adesso possiamo passare alle armi ranged, ovvero le armi a distanza, le quali, a differenza delle melee, possono essere potenziate principalmente con il potenziando la statistica tattica, che è quella viola. Però anche queste possono essere potenziate anche dalle altre due, non serve che ve lo dica, tra virgolette. In realtà ci sono però, e per questo è bene precisarlo, due tipi di armi a distanza, diciamo due classi maggiori di armi a distanza, che sono esistenti nel gioco, e sono gli archi e le balestre. Chiaramente tutte le armi ranged hanno delle munizioni, hanno dei colpi, le armi a distanza, a differenza delle armi melee, che possono essere spammate quanto ci pare, insomma. Le munizioni possono essere anche potenziate grazie a una mutazione che potenzia le munizioni, ma questo lo vediamo quando faremo le mutazioni in un altro video. E inoltre possono anche avere possono essere anche delle armi magiche, tipo le esplosioni di fuoco, i fuochi d'artificio, che però li vedremo tutti in un altro video, ripeto, che però quelle lì non hanno le munizioni. Quindi ci possono essere, ragazzi, le armi a distanza con e senza munizioni. Questo è importante da capire, perché non sempre si riesce a capire. E una cosa importante, vi ho detto prima che il numero di munizioni possono essere potenziate dalla mutazione apposita. Alcune armi a distanza non possono essere le munizioni di alcune di queste armi a distanza non possono essere aumentate tramite questa mutazione. Questo è importante saperlo, perché però tanto ve lo spiego nel video apposito. E ce ne sono davvero tante, e le vedremo appunto nel video apposito. E quindi direi che possiamo passare agli scudi, ragazzi. Gli scudi sono un tipo di arma un po' particolare, che principalmente proteggono il giocatore dal danno.
però possono anche uccidere i nemici. E voi direte, ma come cazzo fa uno scudo a uccidere i nemici? E adesso lo vediamo. Gli scudi possono avere diverse caratteristiche. Possono avere effetti passivi, che possono essere un po' in realtà, e ve li andrò a elencare tutti. Praticamente, ragazzi, un principale effetto passivo che possono avere gli scudi è che portare uno scudo, ovvero quando ce l'abbiamo equipaggiato e lo stiamo praticamente tenendo, crea un campo di forza per tipo mezzo secondo quando il giocatore subisce danni, e questa barriera assorbe la maggior parte dei danni, ma non i danni nel tempo dovuti a effetti tipo veleno, cose così. Questo è importante da capire, perché neanche io che uso poco gli scudi effettivamente la so questa cosa, ma esiste, e quindi è bene specificarla. Quindi se tipo vi stanno picchiando in molti, se subite danno e ci avete lo scudo, per mezzo secondo i danni sono molto 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 ridotti. Un altro effetto passivo dello scudo è che durante che quando questi campi di forza sono attivi, diciamo recuperano, riducono il rally effect, che è una meccanica che vedremo in un apposito video, che ti fa recuperare vita in base a quanto danno fai subito dopo averlo subito, tra virgolette. E portando questo scudo rende molto più difficile recuperare la salute persa prima, perché chiaramente avendolo equipaggiato c'è un minimo di delay. Tutto questo, e poi ci sono anche gli effetti attivi, ragazzi. Sappiate che tenendo premuto, tra virgolette, il pulsante specifico di quello scudo, lo tiene appunto in alto, nel senso lo tiene in posizione di parata dopo poco meno di un secondo. Quindi non è immediata questa cosa, ragazzi, è bene che la capiate, perché se no uno dice no, ma mi ha colpito uguale. No, funziona perché c'è un minimo, tipo 0,40 secondi, più o meno è questo. E poi gli attacchi che colpiscono la parte anteriore dello scudo sono ridotti da quanta percentuale di assorbimento lo scudo ha. Questa è una cosa un po' particolare, e si verifica prima di qualsiasi altro effetto di riduzione del danno, però di solito è il 75%, vi basta sapere questo. Inoltre anche il danno da blocco degli scudi, ovvero il parry, la parata, quello che viene indicato come danno non critico, viene inflitto ai nemici, come stile melee, quindi è in quel modo che gli scudi possono fare danni, diciamo. Quindi se tipo vi lanciano una freccia e voi fate il parry, se il nemico è vicino a voi gliela respingete e lo uccidete. Questa è la cosa bella degli scudi, e che all'inizio non avevo capito manco io. Inoltre, ragazzi, toccando il pulsante di uno scudo, appunto, proprio toccandolo senza tenerlo premuto, si tenta appunto il parry. Il parry è la vera e propria parata, ed è quello che ci permette di fare danno con gli scudi ai nemici. Se non viene effettuato nessun attacco durante la parata, il giocatore però non può parare di nuovo per poco meno di un secondo, quindi c'è anche qui un minimo di delay, è bene saperlo, perché se no, sempre per lo stesso motivo di prima, vi incazzate e bestemmiate. Se un attacco senza un dedurto, quindi tipo una freccia, che cazzo ne so, colpisce lo scudo mentre facciamo il parry, l'attacco non infligge danno, e questa è una cosa molto importante, ed è per questo che hanno inventato la parata. E posso bloccare o parare di nuovo immediatamente, e inoltre si verificano effetti aggiuntivi a seconda dell'attacco. Questi effetti aggiuntivi possono essere diversi, e ve li andrò a elencare tutti. Il primo è che gli attaccanti in mischia, ovvero quei nemici che vi attaccano fisicamente, subiscono appunto il danno da parata, ovvero il danno che facciamo quando facciamo il parry. E viene indicato sullo scudo come valore di danno critico. Questo è come fate a capire quanto danno fate.
gli attacchi a distanza vengono, tra virgolette, ributtati indietro per fare 80 danni di base, questo è importante saperlo. Le bombe invece fanno 90 danni di base se vengono ributtate indietro. Le esplosioni vengono assorbite senza effetti negativi, quindi senza ritorsioni, tra virgolette. Le uova di zombie purulento, quello insomma un mob specifico del bioma della cosa tossica, si trasformano in quei vermiciattoli che mordono e che attaccano i nemici, e questa è una cosa particolare che non è che sia molto comune, però comunque c'è e l'importante è saperlo. C'è un'altra cosa, il ridimensionamento, non so parlare, dell'effetto, ovvero il danno degli scudi di solito chiaramente si potenziando la statistica di survival, ma alcuni ovviamente, sia per le ranged, sia per le melee, sia per questo, anche con gli altri due. Passiamo adesso, ragazzi, a un'altra caratteristica, ovvero le caratteristica, buonanotte, a un altro argomento, tra virgolette, ovvero le abilità. Le abilità sono, tra virgolette, delle armi secondarie che possono essere utilizzate durante la battaglia, durante il combattimento, insomma, durante il gioco. Però è importante sapere che noi durante una run non iniziamo mai con una abilità e dobbiamo appunto trovarle durante la run. Il giocatore, ragazzi, ha due slot abilità, così come le armi abbiamo due slot abilità, e dopo aver raccolto una terza abilità succede la stessa cosa che vi ho detto prima con le armi. Le skills si dividono in trappole e torrette, ovviamente, poi ci sono le granate e poi ci sono i powers, i poteri. Iniziamo dalle trappole e dalle torrette. Chiaramente le trappole e le torrette sono delle abilità che si piazzano. Che vuol dire che si piazzano? Che voi praticamente quando le utilizzate, quando premete il tasto per utilizzarle, la piazzate per terra oppure vicino a un muro, dipende da, dall'abilità, e fanno tutto da sole. Poi ci sono le granate, ragazzi, che invece possono essere solo lanciate e fanno un effetto appunto quando cadono a terra. E invece poi ci sono anche i poteri, che sono di diverso tipo, ma i poteri sono un po' particolari e ve li andrò tutti ad elencare in il video a parte dove ve li spiego per bene. Passiamo adesso all'ultima parte del video dove vi spiego gli amuleti. Gli amuleti praticamente sono degli oggetti appunto passivi che sono disponibili in diverse categorie, che però sono solamente estetiche: rubino, oro, topazio, zaffiro o pietra lunare, insomma, philosopher, non mi ricordo come si chiama, insomma. Sono, diciamo, si acquisiscono sconfiggendo gli elite, ovvero i nemici, tra virgolette, i mini boss, oppure aprendo le porte a tempo. Questo, vabbè, ve le andrò a spiegare in un altro video, le porte a tempo, perché è una meccanica. Gli amuleti si possono anche trovare nelle casse della Daily Challenge, che vabbè, questo non vi interessa, ma è importante sapere se volete fare la Daily Challenge. Poi potete trovarle nei cadaveri, dove ci sono i pezzetti della modalità storia, oppure nelle stanze segrete, frugandone tra gli scaffali, insomma, queste robe qui, sempre nelle stanze della storia. Questi amuleti portano uno o più effetti, garantiscono una riduzione del danno quasi sempre, ragazzi, e possono dare al giocatore delle statistiche, che possono essere brutalità, tattica, sopravvivenza, o anche tutte e due, tutte e tre, scusate, volevo dire, o anche due sì e una no, due sì e una no, una sì e due no, eccetera eccetera, insomma. Questa cosa, ragazzi, però non ce l'avete da subito, infatti così come le skill, gli amuleti li dovete trovare nel corso della partita, e voi infatti nello slot degli amuleti inizierete con il collare del prigioniero, ed è un oggetto che non fa assolutamente niente, che non dà benefici, non fa niente, ed è quello con cui il giocatore inizia ogni run.
Ebbene ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo visto, noi ci vediamo al prossimo video dove vi spiegherò un'altra roba di Dead Cells che non so però quale sarà, e quindi lasciate un mi piace, come vedete, iscrivetevi e ciao a tutti!